Dopo 7 sconfitte consecutive negli ultimi 9 match, la Delfes Avellino, con importante prova d'orgoglio, ha battuto a domicilio la GECO PSA Sant'Antimo nel derby valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B nazionale. La partita, chiusa con il punteggio di 79-73, non ha quasi mai deragliato sui binari dell'equilibrio, con gli ospiti che sono sempre riusciti a contenere i tentativi di fuga avellinesi, prima di arrendersi nelle fasi finali dell'incontro, in cui la maggior lucidità della Delfes ha fatto la differenza. Da registrarsi per l'Avellino le prove di Vasel, 20 punti, Bortolin, 16 più 7 rimbalzi e Verazzo, 12 più 8. Dall'altra parte non sono bastati alla formazione ospite ben 6 uomini in doppia cifra, capitanati da Mennella, 16. Successo dunque fondamentale per i padroni di casa, utile per provare a scarciar via la crisi dei risultati, mentre per la GECO Sant'Antimo è una sconfitta che non pregiudica il cammino fin qui molto positivo, trovandosi ancora in piena corsa playoff. Soddisfatto il tecnico Alessandro Crotti nel post gara. La prima cosa che mi viene da dire è che veramente abbiamo fatto una partita solida per 40 minuti, cosa che nelle partite precedenti ci è mancata, dove in ogni partita trovavamo quei 2-3 minuti di vuoto, invece stasera siamo stati proprio costanti sui 40 minuti, anche a volte magari non esprimendo la miglior pallacanestro che si può mettere in campo, però siamo stati veramente solidi. Chiaramente avevamo contro una squadra in fiducia come Sant'Antimo e sapevamo che non sarebbe stato facile breccarli e magari così chiudere la partita in corso d'opera, però siamo stati bravi poi a non mollare anche su un paio di situazioni, mi riferisco ai tiri liberi un po' dubbi sui 2 tiri da 3 punti e anche su alcuni episodi diciamo fortunosi su un paio di tiri da 3 punti loro, invece siamo stati, parlo dei tiri sulla sirena che chiaramente quelli sono legati al talento dei giocatori, siamo stati solidi mentalmente a non accusare il colpo e andare avanti a giocare una pallacanestro costante, solida e anche produttiva.